Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero. Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse. Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Buona domenica. Oggi celebriamo la festa della nascita di Giovanni Battista, il 24 di giugno, solstizio, quando il sole comincia a diminuire. Ed è la ragione per cui dal tempo di Sant'Agostino, siamo fine IV, inizio V secolo, si è celebrata la festa del Battista proprio perché lui aveva detto: io oramai devo farmi da parte, è sorta un'altra luce. Ecco il fatto che si spegne adesso, il sole comincia a spegnersi proprio lì. È il Battista che scompare perché è arrivata un'altra luce, quella di Cristo. Questa è la ragione per cui è stato scelto questo giorno per la festa della nascita del Battista. Alle mie spalle vedete il luogo che la tradizione considera quello della nascita del Battista. Ein Karem. Lì sarebbero vissuti Zaccaria, Elisabetta, e lì sarebbe andata anche Maria a visitare la cugina quando ha saputo che stava aspettando nella sua vecchiaia un figlio, un dono di Dio al mondo. Alle mie spalle sta scorrendo questo villaggio e notate là, sulla mia sinistra, dove c'è quella chiesa. Quello è considerato il luogo dove sarebbe nato il Battista. È molto bello questo panorama che voi vedete di Ein Karem. Sullo sfondo anche si vede la città di Gerusalemme. C'è un altro luogo che è significativo in questo villaggio ed è la sorgente che c'era già al tempo di Gesù, al tempo di Maria. La vedete alle mie spalle, questa fontana, chiamata la Fontana della Madonna, e qui si dice anche che ci sia stato poi l'incontro fra Elisabetta e Maria. Il nostro tecnico ci fa vedere anche una signora e una ragazza, è il gruppo che guidavo giù in Israele, che ci mostra appunto l'incontro della Madonna con Elisabetta. Ecco, vediamo di presentare allora questa figura del Battista, il messaggio che ci vuole dare in questa festa. Per veder sorgere e svilupparsi, a partire da Gerusalemme, il culto della Madonna, abbiamo dovuto aspettare il V secolo, con la costruzione della Nea, la chiesa dedicata a Maria. Invece già un secolo prima
Il culto di Giovanni Battista era già diffuso in tutto il mondo. Il popolo ha tributato a questo santo una venerazione straordinaria, è il più raffigurato nell'arte di tutti i secoli, non c'è pala d'altare in cui non compaia il Battista nel suo vestito caratteristico, la pelle di cammello, la cintura attorno ai fianchi e poi in mano il bastone che termina a forma di croce. Sono innumerevoli le diocesi che l'hanno come patrono, i santuari. Del resto anche il nome più comune nel mondo è proprio quello di Giovanni, ed è Giovanni Battista. Come si spiega tanta simpatia per questo santo? In genere i santi sono rinomati se fanno miracoli. Il Battista non è rinomato per questo. Allora come mai c'è tanta simpatia popolare per quest'uomo? E come mai è iniziata così presto? È abbastanza facile rispondere. E se noi pensiamo che nel deserto di Giuda, dove è vissuto il Battista, già nel IV secolo hanno cominciato a vivere tanti monaci nel deserto di Giuda, si calcola che a un certo punto ci fossero 10.000 monaci, e l'avevano come protettore, come simbolo, come modello, proprio perché anche lui era vissuto in quel deserto. Vediamo allora il brano evangelico che oggi ci viene proposto. Il primo elemento che viene richiamato è il fatto che la nascita del Battista non è normale, c'è stata di mezzo la sterilità della madre. Un'incapacità umana quindi di dare vita, e c'è l'opera, l'intervento di Dio. Noi nella Bibbia troviamo frequentemente questa immagine, quando ci vuole dire che c'è stato un intervento di Dio per fare un dono di una persona che sarebbe stata significativa nella storia del mondo e quindi per mettere in risalto l'opera di Dio, si dice sempre che erano anziani i genitori, pensiamo a Samuele per esempio, Sansone, questi personaggi sono presentati sempre come nati da una coppia di anziani o sterile la madre. È solo per mettere in risalto che quel personaggio è donato da Dio al mondo. Ogni bambino che nasce è sempre un segno della tenerezza paterna di Dio che dona al mondo un suo figlio o una sua figlia, ma questo bambino ha avuto una missione del tutto particolare nella storia dell'umanità. Continua il nostro brano evangelico dopo aver richiamato questo intervento di Dio, insistendo sul nome che viene dato al bambino. L'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Sorprende che Luca faccia coincidere il momento della circoncisione con l'imposizione del nome. Lo fa anche con Gesù. In realtà non accadeva così, perché il nome veniva dato al momento della nascita, era il modo con cui il padre lo riconosceva come suo figlio e gli dava il nome. Luca invece unisce la circoncisione con il nome e stupisce anche il fatto che Luca ci presenti questo fatto che gli volevano dare il nome di suo padre. Questa non era la tradizione, perché la tradizione era quella di dare il nome del nonno, non del padre. E pare quindi che Luca, più che riferire un fatto, che del resto è assai marginale, è interessato a mettere in risalto che per il Battista il nome di Zaccaria non era adatto. E ci chiediamo il perché. Cominciamo a cogliere il motivo per cui l'Evangelista accosta la circoncisione con l'imposizione del nome. La circoncisione è il segno dell'appartenenza al popolo dell'alleanza. Con questo rito
si entra a far parte di Israele e si diventa eredi delle promesse che Dio ha fatto ad Abramo e alla sua discendenza. All'ottavo giorno, quindi, il Battista diventa israelita come suo padre. Ed ecco qui allora il nome che viene dato a questo israelita. Il nome, lo sappiamo, indicava la persona, la missione che doveva avere, aveva un significato molto importante quel nome. Zaccaria, Zachar in ebraico, significa ricordare. Quindi Zaccaria, il Signore si è ricordato, il Signore ricorda le sue promesse. Il verbo Zachar nella Bibbia ricorre centinaia di volte. Ricorre quando Dio si ricorda. Dio si ricorda della sua alleanza, si ricorda delle promesse fatte ad Abramo e le mantiene. E qui abbiamo, volevano dare al Battista il nome di Zaccaria. Il Signore si ricorda, era proprio per mantenere viva questa certezza, che il Signore è fedele alle sue promesse, e quindi Israele non si doveva mai scoraggiare in nessuna circostanza della sua storia drammatica. Anche gli veniva richiamato Zachar, ricorda che Dio è fedele, quindi non ti abbattere. Come mai si interrompe adesso questo nome? Non viene chiamato Zaccaria? Perché Zaccaria è il simbolo di Israele che lungo i secoli ha continuato a trasmettere di padre in figlio il ricordo delle promesse di Dio, senza mai vederne l'attuazione. Ora basta, non c'è più nulla da ricordare adesso, adesso c'è da vedere. Quindi il Battista non può essere chiamato Zaccaria nel momento in cui diviene membro di Israele, perché non dà semplicemente continuità alla tradizione di suo padre, come pensavano i parenti e i vicini che non hanno avuto la rivelazione del cielo, ma è l'inizio di una nuova epoca. È finito il tempo del ricordo delle promesse. Per l'umanità è giunto il nuovo giorno, quello in cui le profezie si sono compiute. E Zaccaria, infatti, dirà, lui che ha avuto la rivelazione, è stato Gabriele che gli ha detto, lo chiamerai Yohanan, Giovanni. Giovanni significa il Signore ha fatto grazia, ha manifestato la sua bontà, ha mostrato la sua benevolenza. Non c'è più da ricordare adesso, c'è solo da osservare ciò che il Signore ha fatto. E difatti, e Zaccaria, quando aprirà la bocca, benedirà il Signore perché ha visitato e redento il suo popolo. È finito il tempo del ricordo, perché adesso vediamo la realizzazione di ciò che aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Si è ricordato della sua alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre. Zaccaria rappresenta Israele che ha passato tanti secoli a tener viva la promessa e la certezza che Dio l'avrebbe realizzata. Adesso ha visto spuntare dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che giacciono nelle tenebre, nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi in via di pace. I vicini furono presi da timore per tutta la regione della Giudea, la vedete alle mie spalle, si discorreva di tutte queste cose e si chiedevano tutti cosa sarà mai questo bambino. E il bambino cresceva, si fortificava e visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Quindi lascia il Battista, la famiglia, e lascia queste montagne di Ein Karim, molto belle, e va nel deserto. Vedete questo deserto alle mie spalle, si dice addirittura che il Battista sia vissuto con i monaci di Qumran. Passa la sua adolescenza e la sua giovinezza nel deserto. Si prepara alla sua missione assimilando le ricchezze spirituali che il suo popolo ha accumulato attraverso l'esperienza del deserto.
Proviamo a vedere la ragione per cui il Signore aveva voluto che il popolo di Israele, che lui voleva educare, la ragione per cui gli ha fatto passare tutto questo tempo nel deserto, che è l'esperienza che il Battista fa fin da piccolo per prepararsi alla sua missione, perché la sua missione possa essere svolta in un modo autentico. Anzitutto il deserto è stata l'educazione all'essenzialità, al distacco dall'attaccamento ai beni, al rifiuto dell'accumulo. Nel deserto si cammina e la terra che appartiene a colui che attraversa il deserto è quella che sta calpestando. Quando va avanti, quella terra non è più sua. È proprio l'immagine del cammino della nostra vita. Se noi ci fermiamo, ci costruiamo i nostri palazzi e poi ci affezioniamo a questo mondo come se fosse per noi quello definitivo, noi stiamo sbagliando. Dobbiamo ripensare a questa esperienza che il Battista, proprio per essere autentico, sta facendo, richiamare questa spiritualità dell'essenzialità, del distacco. Non che non sia importante questo mondo, ma siamo di passaggio e va fatta questa esperienza del deserto. Tra gente che cerca vestiti firmati, Battista vestiva con ruvide pelli di cammello, tra gente che portava gioielli, profumi per darsi importanza, per contare davanti alla gente, lui portava attorno ai fianchi una cintura di cuoio. La gente mangiava cibi raffinati, costosi, lui invece si cibava di cavallette, miele selvatico. È una vita severa, dura, che ci insegna che non si può conciliare una vita facile e accomodante con l'autenticità di una vita realmente vissuta con significato e con senso. Se non si fa questa esperienza dell'essenzialità, un ritorno all'essenziale nella nostra vita, il pane che è pane, non è brioche, l'acqua che è acqua, non è Coca-Cola o Sprite, un ritorno all'essenziale. Del resto, l'elogio che Gesù fa del Battista: cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento, cioè dove tira il vento, dove vanno le mode, lui si piega? No, un uomo avvolto in morbide vesti, dice, questi vivono nei palazzi dei re. Cosa siete andati a vedere? Ecco, uno che è più che un profeta. Tra i nati di Dona non è sorto uno più grande del Battista. Oltre all'austerità di vita c'è il coraggio di quest'uomo, che non ha piegato il capo di fronte ai potenti. A costo della vita ha difeso la verità e la giustizia. Ecco un'altra ragione per cui davvero ci è simpatico e ci viene proposto in questa festa, perché possiamo vedere delle trasformazioni che dobbiamo operare nella nostra vita se vogliamo davvero essere degli autentici cristiani. Cioè, prepararci ad accogliere davvero Cristo in noi, non è possibile farlo se noi non facciamo questa esperienza che il Battista ha fatto, un recupero dell'essenziale. In una società che perde Dio, noi dobbiamo cominciare a ripensare al senso della nostra esistenza, a dare un taglio al superfluo, alle cose raffinate, tutte quelle che occupano tanto spazio della nostra vita, televisioni, diversi vivari, che ci impediscono poi di trovare il tempo per pensare al senso del nostro esistere o di compiere poi delle opere di amore. Un altro aspetto del deserto lo voglio sottolineare, che ci viene richiamato proprio da questa esperienza che il Battista ha voluto fare, il silenzio. È un grande nemico di Dio il chiasso, il rumore in cui viviamo, il chiasso che riempie tutti gli spazi della nostra giornata, le discoteche per i giovani, la TV sempre accesa e ad alto volume, gli auricolari, i telefonini. Non si riesce ad avere, si ha paura del silenzio. E credo che il maligno aborrisca il silenzio, perché nel silenzio
siamo costretti a porci degli interrogativi molto importanti e molto seri nella nostra vita. Solo nel silenzio possiamo ascoltare Dio che parla nel silenzio del cuore, primo silenzio da fare, ma poi anche esterno. Chi ha fatto l'esperienza del deserto sa che quello è un luogo di silenzio in cui l'uomo è costretto a rientrare in se stesso e a porsi delle domande importanti nella vita. Ecco un altro messaggio che ci viene dato da questa figura del Battista. Conclude il Vangelo dicendo: è vissuto nel deserto fino al momento della sua manifestazione a Israele, quando ha dovuto iniziare la sua missione. E l'Evangelista Luca, difatti, al capitolo 3, inizierà dicendo: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio cadde su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E inizia poi la missione di questo personaggio che quest'oggi, nella sua festa, nella festa della sua nascita, ci lascia un messaggio importante per la nostra vita. Buona domenica a tutti.